quello che ci ha guidato, con l'idea che nella visione biblica del creato nulla è scarto e tutti partecipano a un progetto unitario che è la costruzione di un edificio, che è la nostra casa. Quest'anno la tutela ambientale in particolare riguarda quello che è il tema che viene molto presentato a diversi livelli, mass media, governi, eccetera, del cambiamento climatico. Cambiamento climatico che porta con sé anche la decadenza della biodiversità, se ne parla meno, ma è un altro nodo. E poi questo tema dei rifiuti, di questa infinita montagna di pietre scartate che noi abbandoniamo in modo distratto e che invece potrebbero essere segmenti di un edificio solido e duraturo. Anche la Federazione Giovanile Evangelica in Italia, la FGEI, ha deciso di dedicare uno spazio al tema del creato, nello specifico il presinodo, per prepararci ai campi formazione di novembre, dato che questo è un tema importante, il tema ecologico, il tema dell'ambiente è un tema di estrema attualità e di estrema importanza e ci serve per riflettere sul nostro impegno come credenti e come cittadini e cittadine. E ci rendiamo conto, per bene o male, che il problema è enorme, conseguenze enormi, ma anche risoluzione molto difficile. E qui c'è il rischio, informati siamo, ma allo stesso tempo scoraggiati. Tra le cose che sono emerse, che sono state più stimolanti, è stato l'invitarci a riflettere sui grandi numeri. Di solito magari si parla di altre cose, magari si parla di delle accortezze che ognuno e ognuna di noi può avere nel suo quotidiano, però si tende un po' a ignorare i grandi numeri, la responsabilità degli stati e delle industrie. Anno per il tempo del creato si fa questo piccolo testo che quindi si accumula un po' nel corso del tempo. Questo materiale è dato, consegnato alle nostre comunità, ma speriamo non solo alle nostre comunità, può essere uno stimolo per questo periodo dal 1 settembre fino al 4 ottobre. Quindi dovrebbe essere una piccola biblioteca, una piccola cassetta degli attrezzi. Nelle comunità ci sono molte competenze di lavoro che non sempre vengono interrogate. Ci sono dei progetti, adesso abbiamo chiesto a queste ecocomunità di darci un aggiornamento e ognuno fa, credo ci vuole pazienza, si deve fare una base e poi andare avanti con i piedi a terra, diciamo. Bisogna andare lentamente, allora anche questo è un messaggio ambientale, no? Bisogna andare lentamente, perché sennò si perde qualcuno per strada e qualcuno corre avanti e qualcuno rimane separato.